Sono ammirato da tutto quello che Luca ha costruito in vita e quello che ha lasciato come stimolo, perché oggi hanno annunciato e ricordato molte cose belle. Io, come ho detto sul palco, ero il più immeritevole oggi. Diciamo però che ho rappresentato un po' un angolino della sua vita, quello inglese, che è stato importante, ci voleva anche questo. Poi sono cremasco. Lui era venuto all'Economist a parlare in un'occasione che di solito è riservata ai primi ministri, e lui è venuto a questo famoso lunch del venerdì dove ha tenuto banco. I miei colleghi erano veramente ammirati dalla sua, poteva parlare di tutto, dal calcio alla politica estera, all'economia, veramente un uomo intelligente, formato e informato. Solo che il venerdì all'Economist si vestono tutti già per il fine settimana, quindi veramente strasciatti quasi, addirittura tute, cose da campagna, robe sportive, e io e Vialli eravamo gli unici due vestiti da inglesi, cioè un cremasco e un cremonese erano gli unici due all'Economist vestiti da inglese, un ricordo fantastico. Non poteva mancare anche un altro grande cremonese che ha segnato la storia del calcio, Antonio Cabrini. Mi è sembrato giusto oggi essere qua e parlare della vita di Luca, ecco, in generale. Essendo cremonesi, cioè certe volte si dice forse non si può capire la cremonesità di noi cremonesi. Noi siamo gente che comunque, come sottoscritto a Luca, siamo arrivati al successo, però non sempre con grande tranquillità, mai esasperati dalla situazione, mai esasperati per raggiungere l'obiettivo. Il fatto che sapevamo che l'obiettivo lo potevamo raggiungere perché avevamo dentro questa cosa,